Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Decisi tra due nomi, Thomas e Alessandro, per un segno del destino. Durante una vacanza, i miei genitori decisero di chiamarmi Thomas. Durante la ricerca del mio nome, la nonna Maria propose Rossella. Questo nome piacque ad entrambi i miei genitori, perché era allegro e vivace, proprio come lo sono io. Mi chiamo Gioia e sono la gioia di mamma e papà. Io sono Andrea, i miei genitori un po' indecisi mi hanno chiamato così dopo l'estrazione tra due nomi, tra Leonardo e Andrea. Era il 30 novembre, proprio il giorno di Santo Andrea. Mi chiamo Gaia Arcangela, sono allegra, vivace e sorridente, proprio come il mio nome. Arcangela era il nome della mia nonnina, lei sarebbe stata orgogliosa di me. Io sono Arianna, il mio nome è moderno, ma con radici storiche. Vi ricordate il mito di Teseo e Arianna? Penso proprio di sì. Una storia d'amore, volontà e astuzia. Io mi chiamo Alessandro, i miei genitori hanno scelto questo nome perché piaceva ad entrambi. Io mi chiamo Ryan, il mio nome significa una porta in paradiso. Per cui mi chiamo Viviana. Primo, un nome con la V. Secondo, il suo significato è colei che ama la vita. Terzo, l'ha scelto mia sorella Veronica. Insieme formiamo le sorelle Bertucci. Questo nome perché è molto originale. Io mi chiamo Alessio, significa difensore, protettore dei uomini. Ai miei genitori gli è piaciuto tantissimo. Thank you.
e Daria. La mia mamma, quando ha saputo che ero nella sua pancia, era così felice che decise di darmi il nome della sua dottoressa. Mi chiamo Alice, ma non quella nel paese delle meraviglie. Però il mio nome sa di favole e di fantasie. Io mi chiamo Matilda. E io Devi. Siamo due gemelli. A nostra madre non sono mai piaciuti i nomi comuni. Il mio nome deriva dal personaggio di un film. Matilda, sei mitica. E sì, penso proprio di essere mitica. Invece il mio nome è molto molto particolare. La mia mamma mi ha detto che difficilmente si sentirà in giro un nome come il mio. Tania ha questo significato, principessa e fata. Mia madre mi ha detto che chi porta questo nome è ambiziosa, amante della natura e della libertà. Io sono Sofia. Anche mio nome è quello di una principessa. Mamma, papà e Luca hanno scelto questo nome. Io mi chiamo Gabriele. Ai miei genitori questo nome piaceva tantissimo. Quindi hanno pensato che fosse proprio adatta a me. Anch'io mi chiamo Gabriele e anche ai miei genitori piaceva moltissimo questo nome. È il nome di un arcangelo, sapete qual è il suo significato? Forza di Dio, messaggero di Dio. Io mi chiamo Valentina. Valentina significa amore ed io, insieme a Christian, siamo parte del grande amore di mamma e papà. Oggi c'è assente Ginevra. Il suo nome è un nome di una principessa. La sua mamma glielo dice sempre: Ginevra, sei la nostra principessa. Sì, sto usando l'acqua, eh.